Ascoltatemi bene. Io lo so, molti di voi non sono preparati a questo. Va bene cannoneggiare in immersione, rischiare la vita per combattere il nemico, ci siamo arruolati con questa idea di sacrificio, no, Dio buono? Ma esporci agli aerei in bella mostra per salvare degli sconosciuti, che sotto la facciata della neutralità trasportavano probabilmente materiale bellico per gli inglesi? Perché? Non si tratta soltanto di salvarli, si tratta di sacrificarci, di spingerci al limite dell'umana sopportazione per portarli a terra. Tenente Leclerc, traduca, tutti devono essere coscienti. Noi ci troviamo a circa 300 miglia da Santa Maria delle Azzorre, che è il porto sicuro più vicino dove siamo diretti per sbarcare i naufraghi. 300 miglia da Santa Maria delle Azzorre. Dat is de dichtstbijzijnde veilige haven waar we nu naartoe zullen varen. Perché siamo in sovraccarico non potremo tenere una velocità superiore ai 6-7 nodi. Omdat we te zwaar belast zijn. Che significa che dovremo convivere in questa situazione per circa 48 ore. Io voglio essere molto chiaro. Aver preso a bordo i naufraghi del Cabalo significa infrangere le regole che mi sono state date. Di questo io sono pienamente consapevole, di questo mi prendo tutta la responsabilità. Hier en nu staat mijn besluit vast, ik kom er niet op terug. Se al nostro ritorno le mie decisioni non verranno approvate, de ijzeren vijand brengen tot zinken, zonder vrede. Che mi rimuovano dal comando, ma qui, ora la mia decisione è presa ed è irremovibile. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà, senza paura. Ma l'uomo lo salviamo. En zonder genade, maar de mensen, die redden we.